Ciao a tutti ragazzi, prima di tutto buon anno perché questo è il primo video dell'anno e soprattutto benvenuti in un nuovo video. Ho lasciato ormai passare tutte le feste dato che a dicembre ce l'avamo visti per ben 24 giorni di seguito, quindi vi ho lasciato un po' di spazio da me e dalla mia faccia. Ma ovviamente è ricominciato l'anno e quindi ricominciano anche i nostri video. Come lo scorso anno pubblicherò un video a settimana, tutte le domeniche, e un mercoledì sì e un mercoledì no pubblicherò invece dei video che riguardano altri argomenti esterni a quelli dei libri della lettura. E voi direte, ma oggi è mercoledì, perché ci stai facendo vedere dei libri? Perché ovviamente non potevo non iniziare l'anno facendovi vedere i libri che mi sono arrivati per Natale, e quindi faremo un'eccezione e oggi parliamo appunto di libri e di regali librosi. I libri che ho ricevuto mi sono stati regalati tutti dal mio marito, dal maritino, ma nessuno di questi fa parte della lista di libri che avevo scritto a Babbo Natale, non so come mai, nel senso che mentre l'anno scorso Babbo Natale aveva guardato attentamente la lista che gli avevo mandato e mi aveva fatto esattamente i libri che avevo chiesto, quest'anno quella letterina è stata ignorata, ma non importa perché comunque ci sarà tempo per recuperare quei libri che avrei voluto prendere. E soprattutto ho una bella lista di libri nuovi, di titoli nuovi da farvi vedere che non vedo l'ora di leggere. Il primo libro che vi mostro è questo, La vacanza ideale o La trappola perfetta di Claire Douglas. Claire Douglas è anche l'autrice del thriller Le sorelle, quindi ve lo nomino perché è piuttosto famoso, magari l'avete letto. Fatto sta che anche in questo caso ci troviamo in un thriller. La protagonista di questo libro è una giovane donna sposata da soli 9 mesi che però non si trova a suo agio con la vita che ha scelto. Difatti il rapporto con il marito si incrina un po', anche se appunto si è sposata veramente da poco, e il suo lavoro di insegnante è più frustrante di quanto avrebbe pensato, e in più lei ha salvato da un incendio un suo alunno, è uscita quindi una sua fotografia sui giornali e lei ha paura che tramite questa fotografia un oscuro segreto del suo passato possa tornare a galla. E allora che cosa succede? Trova l'occasione di fare quello scambio di case, non so se avete mai visto, hanno fatto anche qualche film su questo, cioè quella possibilità di abitare per un periodo nella casa di un'altra persona e questa appunto venire ad abitare nella vostra casa. Per questo lei se ne va dalla piccola cittadina di Bath per andare in Cornovaglia, se non sbaglio, sì, e vivere lì per un po' di tempo insieme al marito, cercando così di staccare un po' la mente dai problemi quotidiani e recuperare il rapporto appunto con il marito. Però purtroppo quando si trova lì lei è convinta di essere seguita, di essere diciamo sotto osservazione da parte di qualcuno, e lei è completamente terrorizzata. Non sa se sono paranoie sue legate appunto alla sua paura che fuoriesca questo segreto del suo passato, ma insomma ci sono tante piccole coincidenze, tanti piccoli avvenimenti che la fanno insospettire. I sospetti si fanno ancora più marcati quando tornerà a Bath insieme al marito, e a quel punto quindi capisce di essere in pericolo. Ecco, questo è quello che c'è scritto nella trama. Ovviamente a me questo genere di thriller piacciono sempre, sono quei libri da divorare un po' tutto d'un fiato, e quindi niente, ovviamente non vedo l'ora di leggerlo, ma questa frase la ripeterò praticamente per ogni libro che vi mostro. Il secondo libro che vi mostro è questo, So che un giorno tornerai, di Luca Bianchini. Allora, in questo caso siamo diciamo in una storia completamente diversa. Qui la protagonista è Angela, una ragazza che ha soli 20 anni, vive a Trieste e negli anni 60, e appunto a soli 20 anni rimane incinta. Il padre del bambino è un calabrese affascinante e già sposato, che le dice: se sarà maschio lo riconoscerò. Nonostante gli scongiuri di Angela, purtroppo, o per fortuna potrei dire, lei partorirà una femmina e quindi il padre della bambina se ne andrà. A questo punto quindi Angela deve crescere questa bambina da sola insieme alla sua famiglia, una famiglia molto particolare composta da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara zuppe e due zii che appunto la aiutano a crescere Emma, ma in realtà aiutano anche lei stessa a crescere perché è giovanissima.
Un giorno poi lei si metterà sulle tracce del padre che non ha mai conosciuto e insomma è curiosa di conoscere l'uomo che le ha dato la vita e quindi si metterà appunto sulle sue tracce. Viene definito un romanzo molto dolce, molto delicato, a tratti ironico, dove la protagonista è proprio alla ricerca delle proprie origini e diciamo la descrizione di quell'amore che sa aspettare. Si preannuncia un libro carico di sentimenti e secondo me può essere una lettura non solo interessante ma anche capace un po' di scavarci dentro. Il terzo libro che ho ricevuto è questo qui, Eleanor Oliphant, sta benissimo, non sono sicura che si legga così il nome, di Gail Honeyman. Non sono sicura nonostante questo libro sia stato spammato ovunque da tutte le booktuber che insomma ne hanno parlato. Io l'ho ricevuto per Natale, quindi la mia occasione di leggerlo sarà proprio il 2019. In questo caso io non conoscevo la trama e leggendo anche quello che c'è scritto un po' nella copertina, in realtà non è chiarissimo. Sappiamo che c'è questa ragazza, Eleanor, che ripete molto spesso di stare bene, anzi benissimo, ma che forse in realtà tanto bene non sta, in particolare perché è rimasta legata al suo passato, un passato che pare essere molto difficile, perché infatti ha una madre in prigione ed una cicatrice sul volto che glielo ricorda. Questo è un po' quello che ci viene detto, diciamo, nella trama del libro, anche se viene sottolineato quanto questo libro sia stato venduto in tutti gli stati del mondo, è stato tradotto in oltre 30 paesi, i librai lo hanno osannato, tutte le grandi riviste letterarie lo hanno definito un vero capolavoro, quindi questo chiaramente aumenta molto la curiosità. Anche soltanto leggendo la trama sembra che il libro sia scritto in maniera molto coinvolgente e soprattutto un po' particolare, quasi unica direi. Altro libro che ho ricevuto è Nelle tue mani di Gabriel Katz. Da questo libro è poi stato tratto anche un film. Questo, leggendo la trama, mi ricorda moltissimo un po' i classici Step Up. Non so se avete mai visto quei film insomma, che parlano di danza e adesso vi racconterò la trama e secondo me la ricorda abbastanza. Difatti abbiamo un ragazzo che proviene da uno dei quartieri più malfamati di Parigi che lavora come magazziniere, mi pare, e fa qualche furtarello per arrotondare, ma in realtà nasconde un segreto, ovvero quello di essere un musicista bravissimo e suona il pianoforte. Un giorno, mentre suona in una stazione della metropolitana, se non sbaglio, comunque in pubblico, il direttore del conservatorio di Parigi lo nota e gli dà il suo biglietto da visita sperando di riuscire a farlo entrare nella propria scuola. Il ragazzo però se ne va via un po' infastidito nonostante prenda il biglietto da visita, però purtroppo appunto proprio a causa di questi furtarelli che compie viene arrestato. Nel grande timore di dare una nuova delusione a sua madre, decide di usare il biglietto da visita e di contattare l'uomo del conservatorio. Questo quindi lo aiuterà, ma ad una condizione: lui dovrà scontare la sua pena all'interno del conservatorio facendo le pulizie e dovrà poi partecipare ad un concorso che, se lo dovesse vincere, potrebbe cambiargli la vita. Quindi insomma capite che come storia ricorda molto quella appunto di questi ballerini che insomma vivono un po' nei bassi fondi della città e che grazie ad una scuola che riesce a metterli in riga e riesce ad esaltare il loro talento poi riescono a sfondare, come un po' ricorda questo genere di storia qui. Sicuramente comunque mi piacerà perché mi piace la musica, mi piace il pianoforte moltissimo, il mio sogno sarebbe riuscire almeno un po' a imparare a suonarlo. Per ora so fare tipo 6 accordi, comunque non vedo l'ora anche questo di leggerlo perché potrebbe essere una lettura carina e credo anche leggera e scorrevole. Altro libro che ho ricevuto e sul quale non spenderò molte parole perché insomma il libro parla da sé è Donne che non perdonano di Camilla Läckberg. Sono felicissima di aver ricevuto questo libro perché Camilla Läckberg, come sapete, è una delle mie autrici di gialli preferite in assoluto, quindi sono sicura che anche questo sarà un capolavoro. In realtà non vi posso dire molto della trama proprio perché non c'è una trama all'interno della copertina del libro e quindi sarà tutta una scoperta. Preferisco così anche io perché comunque amo la sorpresa
Ma come ho detto, sono sicura che Camilla Läckberg non mi deluderà. Questo libro non fa parte della serie di libri che ha pubblicato ormai credo qualche anno fa, con gli stessi protagonisti che indagano su vicende diverse in ogni libro, il primo dei quali è La principessa di ghiaccio. Questo appunto è un libro esterno a questa serie, quindi sono doppiamente contenta perché dato che la serie la voglio leggere in fila, questo lo posso leggere anche immediatamente. E niente, come ho detto, sono sicura che non mi deluderà. Altro libro che mi è stato regalato è Gli squali di Giacomo Mazzarioli. Giacomo Mazzarioli è anche l'autore di Mio fratello rincorre dinosauri. Non so se lo ricordate, è stato molto famoso, al momento in cui uscì se ne parlò veramente tanto. Io l'ho letto ed è il libro in cui lui racconta il suo rapporto con il fratello affetto dalla sindrome di Down. In questo caso l'autore, che è giovanissimo, si immerge in un nuovo genere, ovvero il romanzo. E in questo libro ci parla di un protagonista che ha appena finito gli esami di maturità. L'estate è davanti a lui, è il momento delle grandi scelte della vita, quindi scegliere l'università, ma allo stesso tempo si hanno davanti mille strade aperte. Ha deciso di trascorrere l'estate in giro per l'Europa con i suoi amici, ma succede qualcosa che lo porterà a cambiare totalmente la sua vita. Si ritroverà a lavorare, si ritroverà a cambiare amicizie, si ritroverà a dover fronteggiare tra virgolette un amore inaspettato, tutto troppo velocemente. Questa quindi è la storia di un ragazzo che crede di avere tante possibilità davanti e che invece appunto si ritrova un po' vittima della vita che a volte non ci lascia libertà di scelta. Sono curiosa perché appunto avendo già letto qualcosa di lui mi era piaciuto il suo libro, non so quanto magari potrà piacermi in un romanzo, quindi spero di sì perché l'altro si sentiva che era un libro molto più personale e quindi niente, sono curiosa di leggerlo. Infine, l'ultimo libro che ho ricevuto è Buonanotte a te di Roberto Emanuelli. Questo libro non l'avevo mai in realtà sentito, non ne ho sentito parlare tanto, però l'ho visto tanto in libreria perché ha una copertina effettivamente molto particolare. Questo è un libro di una storia d'amore, semplicemente. Abbiamo due protagonisti, un ragazzo e una ragazza, con due vite completamente diverse e all'apparenza anche due caratteri completamente diversi. Le loro strade si incontreranno, si sfioreranno in qualche maniera e sarà proprio l'amore ad unirli, e questa quindi è la storia della loro storia e basta. Ecco, nella trama non c'è scritto nient'altro, sta a noi scoprire che cosa ha reso possibile questo incontro e soprattutto se queste due persone all'apparenza così distanti riusciranno a condividere una vita insieme. Vabbè, un romanzo d'amore ci sta sempre, cioè durante l'anno c'è sempre il momento dei romanzi d'amore, qualcosa insomma di leggero ma allo stesso tempo che ci fa emozionare, soprattutto se siamo o siamo stati innamorati, e quindi niente, credo che anche questo sarà una bella lettura. Bene ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere se voi avete ricevuto qualche bel libro per Natale o se avete letto alcuni di questi libri, che cosa ne avete pensato, perché ovviamente mi fa sempre piacere conoscere la vostra opinione, così mi orienterò anche io su quali libri leggere prima e quali dopo. E niente, questo è tutto, io vi ringrazio come sempre per i vostri dolcissimi commenti e noi ci vediamo domenica con un altro video. Ciao!